Siamo qui a Fiumara Grande, ecco la zona appunto dove sono stati effettuati 49 sequestri, ma non si capisce qui esattamente dove e come sono stati eseguiti. Qui la situazione è un po', diciamo, mista. Ci sono pezzi privati, pezzi diciamo demaniali, come potete vedere appunto. Ecco, questa è appunto la Fiumara Grande. Al lato destro c'è appunto il comune di Fiumicino, da considerare appunto che questo lato qui è la parte dell'idroscalo del comune di Roma, e sull'altro lato, dopo questo isolotto che adesso vedremo, c'è il comune di Fiumicino. Quindi diciamo che l'intervento potrebbe interessare anche la parte di Fiumicino. Giù in fondo quella è proprio la foce, quella è la foce del Tevere. Qui ci troviamo alla punta dell'isolotto. Parte di Fiumicino, però in pratica non si vedono segni di sequestro. Ci sono situazioni diverse qui, non è la stessa cosa. Cantieri navali, messaggi, anche posti di lavoro, come adesso andiamo a vedere questo pezzo qui, diciamo che usato da pescatori di professione, che sono circa 40 anni che sono lì sul posto, e infatti lì non ci sono, diciamo, segnali di sequestri. Da considerare inoltre che le competenze qui sono diverse, mentre l'acqua e l'argine compete alla regione, il terreno, appunto, come dicevo, sono di competenze diverse. Barcone per le gite sul Tevere. C'è anche un relitto.